iscritti e non iscritti a Erodoto. Oggi riprendiamo un tema che abbiamo già percorso in alcune delle puntate precedenti, vale a dire l'identità, il sentirsi cittadini di un paese, di un popolo, di una nazione, un continente. Abbiamo parlato, per esempio, della storia degli ingegneros, padre e figlio, padre italiano, figlio argentino. Ecco, questa volta vogliamo riprendere questa serie di argomenti focalizzandoci sull'identità occidentale, o meglio, europea e soprattutto italiana. E lo facciamo con un personaggio molto particolare. È il professor Pierluigi Cascioli, che ha insegnato per molti anni tenendo corsi all'Università di Urbino ed anche qualche breve intervento anche alla Sapienza di Roma. Di professione è giornalista ed ha scritto un importante libro appunto sull'italianità, sull'origine dell'identità italiana, partendo dalle fonti antiche, da quelle dell'area del Mediterraneo e di qualche millennio fa. Ecco, professor Cascioli, partendo dai capitoli del suo libro, come possiamo iniziare questa trattazione sulla storia di una cosiddetta italianità? Io ringrazio le signore e i signori che sulla piattaforma Erodoto vorranno prestare attenzione a queste mie riflessioni. Un grazie particolare va al caro amico Enzo Antonio Cicchino. La piattaforma si chiama Erodoto e tutti noi sappiamo che Erodoto fu uno scrittore dell'antica Grecia. La civiltà occidentale nacque nell'antica Grecia. L'antica Grecia è stata esplorata perché là nacque la lirica, perché l'Iliade e l'Odissea sono i due poemi più antichi di tutta la civiltà occidentale. Là nacque la filosofia e in un altro nostro incontro io vi dirò una cosa del tutto nuova, che nell'antica Grecia nacque anche la tecnologia. E questa è una cosa che farà saltare sulla sedia le persone che hanno la bontà di seguirmi, ma oggi non parlo di questo. Oggi parlo delle religioni dell'antica Grecia. Si possono suddividere in due gruppi. Ogni popolo aveva la sua specifica religione nazionale. Chi cresceva in quel popolo veniva educato alla religione nazionale e l'intera cittadinanza partecipava alle cerimonie della religione ufficiale. Accanto a questo gruppo delle religioni ufficiali dei tanti popoli che vissero sulle rive del Mediterraneo, a partire forse dal 1500 avanti Cristo, nacquero altre religioni.
religioni che furono chiamate misteriche perché i fedeli dovevano mantenere riservatezza sulla religione che praticavano. Le religioni misteriche convissero pacificamente con la religione ufficiale del popolo A, del popolo B, del popolo C e così via. Prima di spiegare cosa furono le religioni misteriche, richiamo un momento l'attenzione su un elemento caratteristico della religione ufficiale. Noi troviamo in Grecia in tre località: ad Atene, sull'Acropolis, il tempio più sacro, che era l'Ereteo e non era certo il Partenone. Noi troviamo un trucco che c'è anche in Grecia, a Corinto, nel tempio, nella Corinto alta, Corinto arcaica, e c'era anche in un'altra località, a Delfi, santuario nazionale di tutti i greci. Intorno al tempio c'era il Temenos, un'area sacra recintata. I fedeli, i comuni fedeli, non potevano entrare nel Temenos. Era riservato ai sacerdoti. Gli archeologi hanno scoperto in queste tre località, in questa zona accanto ai templi che ho nominato, un trucco. C'è un pozzo piccolo che scende di poco dentro la terra e poi c'è un tunnel piccolo, e sia il pozzo piccolo sia il tunnel piccolo ci poteva passare una sola persona. Il tunnel piccolo va a finire alla base del pozzo grande ufficiale. Il fedele di turno veniva accompagnato da un sacerdote all'imboccatura del pozzo sacro ufficiale, perché dentro quel pozzo là parlava la divinità. Cosa succedeva? Succedeva che un altro sacerdote, suo compare, si calava nel pozzo piccolo, percorreva il piccolo tunnel e si metteva alla base del pozzo grande. Là sopra arrivava il fedele di turno che aveva pagato, che era il pollo da spellare. E il sacerdote in alto poneva delle domande alla divinità che era sotto il pozzo. E il suo collega, compare, sacerdote, rispondeva in nome e per conto della divinità. E quindi il pollo di turno era servito. Erano delle dinastie di clan sacerdotali che continuavano nei decenni e nei secoli in questo lucroso mestiere. Non pagavano le tasse. Era tutto al netto quello che mettevano in tasca. Allora, nelle religioni ufficiali, almeno in questi tre casi, ma c'è anche a Roma, nel Lazio meridionale, nel tempio Giove Anxur, in questo momento non ricordo la località, noi troviamo questa caratteristica che tra l'individuo e la divinità ci si mette di mezzo una casta sacerdotale che la interpreta, che ci magna sopra, come dicono in quel di Roma, e che fa capire all'individuo, alla persona, che lui non può entrare in contatto diretto
con la divinità, che lui ha bisogno del sacerdote. Quindi nelle religioni nazionali c'è questo distacco, questa barriera tra il singolo essere umano e la divinità. Ed invece nelle religioni misteriche questo non c'era. E le religioni misteriche il prototipo fu quella di Eleusi, Eleusis in greco, a 20-30 chilometri da Atene. Gli studiosi raggruppano le religioni misteriche in 8, la religione misterica di Iside, di Osiride, di Dionisos ed altri. Queste religioni misteriche che vissero, il tempio di Eleusi è stato costruito verso il 1550 avanti Cristo e fu distrutto nel 398 dopo Cristo, quindi 2000 anni. Queste religioni misteriche probabilmente non erano identiche nel corso dei secoli, probabilmente non erano identiche su tutte le sponde del Mediterraneo, però avevano una cosa in comune: la comunità religiosa introduceva il neofita, quello che voleva entrare, con una iniziazione. La iniziazione era individuale. Attenzione che la religione, la iniziazione individuale individuava l'individuo nella massa, faceva di lui una persona o individuo che dir si voglia. Io uso questi due termini come sinonimi, anche se altri storici fanno delle distinzioni. La persona barra individuo era riconosciuta come se stesso. Allora, nelle religioni nazionali era soltanto un atomo disperso nella massa. Nelle religioni misteriche era una persona la quale liberamente sceglieva di entrare a far parte di quella comunità. Entrava a far parte di quella comunità non perché fosse nato in quella comunità, perché da adulto chiedeva di entrare e veniva ammesso. Allora, le persone barra individui esistono fin da Adamo ed Eva, questo è ovvio. Ma le religioni misteriche la caricarono, la sottolinearono, ne fecero una caratteristica della propria religione. Alle religioni misteriche partecipavano anche le donne, anche gli stranieri, anche gli schiavi. Quindi furono qualcosa di rivoluzionario. E quando ad un rito misterico, che veniva eseguito in genere la notte e nel bosco, poi il giorno dopo, quello schiavo, quello straniero e quella donna si incontravano
nella piazza di Atene. Non poteva non esserci tra di loro una fraternità. Non che la schiavitù fu abolita, ma chi aveva operato assieme una cerimonia religiosa, io uomo libero, avendo alla mia destra uno schiavo, quando quello schiavo lo incontravo il giorno dopo nella piazza di Atene, a lui era mio fratello. Io non potevo trattarlo con odio, disprezzo o aggressione. Questa è la carica innovatrice delle religioni misteriche e a partire dal in questo momento non ritrovo, forse è 662, no, 562 avanti Cristo. Il leader politico che guidò Atene, Pisistratos, favorì lo sviluppo delle religioni misteriche, un grande leader politico, perché le religioni misteriche creavano insieme nella società, tra gli individui, aggregavano gli schiavi, gli stranieri, le donne agli uomini liberi. Ecco. Gli studiosi sono divisi. Alcuni ritengono che le religioni misteriche promettessero la salvezza eterna nell'aldilà. La maggioranza degli studiosi ritiene che le religioni misteriche non si occupavano dell'aldilà, si occupavano della vita odierna e quotidiana e davano indicazioni su come vivere meglio, su come vivere più felici. Noi abbiamo due testi letterari che ci parlano. Euridite, le Baccanti, ci parla della religione dionisiaca. Il romanzo L'asino d'oro del secondo secolo d.C., scritto da Apuleius, che era uno nato in Nord Africa, l'attuale Algeria, che descrive invece la religione misterica centrata su Iside. E mi sembra che sia il capitolo decimo di questo romanzo stupendo, L'asino d'oro, che c'è un canto religioso a Iside che è semplicemente stupendo, di una profondissima religiosità. Gli studiosi calcolano che a Roma, nel III secolo d.C., vi erano fedeli di 250, ripeto, 250 diverse religioni. No, non ho capito, puoi ripetere il valore di questo numero? Sì. Gli studiosi calcolano che a Roma, nel III secolo d.C., ci furono fedeli di 250 diverse religioni, ripeto, 250 diverse religioni. E a Roma c'erano anche fedeli delle religioni misteriche, in particolare di Iside. Aveva un grande successo tra coloro che vivevano a Roma. Allora,
Come tutti noi sappiamo, nel primo secolo d.C. si comincia a diffondere una nuova religione, la religione cristiana. Anche la religione cristiana è una religione che sottolinea il valore della persona. Per il cristianesimo Dio è persona e si rapporta con ogni singola persona umana. Ogni singola persona umana è in contatto diretto con Dio e deve ascoltare quello che Dio chiede a lui, o se è una donna, quello che chiede a lei. Nei primi 4 secoli del cristianesimo, questa fu la linea seguita dai cristiani. A partire dal 380 d.C., i cristiani perseguitarono tutte le religioni pagane e imposero come obbligatoria la propria religione, che divenne la religione di Stato. E bisognerà aspettare il 1962, 1965, quando con il Concilio Ecumenico Vaticano II i cristiano-cattolici riconobbero la libertà di coscienza. Allora, io mi avvio a conclusione, facendovi rilevare che le religioni misteriche che vissero 2000 anni, la religione cristiana, quella evangelica dei primi 4 secoli, crearono negli animi una sorgente di libertà, una sorgente abbondante di acqua salutare. La libertà che tu hai nel gestire tu la tua coscienza senza costrizioni, la tua coscienza nel porla in ascolto di Dio. Noi sappiamo che quando c'è un'abbondante nevicata 3 metri sopra dei campi, quella neve si scioglie lentamente e lentamente entra nella terra sottostante e lentamente va ad alimentare la falda freatica sottostante. Il cristianesimo evangelico dei primi 4 secoli, le religioni misteriche di 2000 anni, hanno alimentato negli esseri umani una falda freatica, fresca e viva e di libertà. E questa falda freatica ha concesso, anzi ha imposto, a molti esseri umani di essere fedeli alla propria coscienza contro le persecuzioni che furono scatenate contro di loro dal 380 in Italia fino agli anni 1930, i pentecostali in Italia, i cristiani pentecostali, negli anni 1930 furono perseguitati. Papa Francesco ha chiesto perdono ai pentecostali. E quindi noi abbiamo 16 secoli di persecuzione della libertà di coscienza, però quella falda freatica di libertà per 16 secoli ha alimentato. E oggi, nel mondo occidentale, che vuol dire quasi tutta l'Europa, Russia esclusa,
e che vuol dire anche Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, c'è rispetto per la libertà. Ecco, l'identità italiana rientra nell'identità occidentale. E quindi nella mia riflessione sull'identità italiana, io mi sono sentito costretto a partire dalla identità occidentale. Gentili signori che avete avuto la benevolenza di ascoltarmi sulla piattaforma Erodoto, caro amico Enzo, io termino ora questo mio esposizione delle mie opinabili opinioni.